Phantom Liberty, e questo è il nome dell'attesa espansione di Cyberpunk 2077 annunciata da CD Projekt Red con un trailer. Ma non è l'unico annuncio della giornata, visto che ci sono novità anche sulla serie Edgerunners e sul supporto alle console di passata generazione. Durante il Night City Wire di settembre su Cyberpunk 2077, infatti, la software house polacca ha svelato quali novità attendono V da qui ai prossimi mesi. Partiamo da un nuovo trailer dedicato a Cyberpunk Edgerunners che accompagna l'annuncio di un update dedicato alla serie animata Netflix. L'anime sarà disponibile a partire dal 13 settembre. I contenuti inclusi nell'aggiornamento sono gratuiti e disponibili già da oggi, con tanto di minigioco Roach Race. Potremmo ora creare il nostro stile cyberpunk personale con il guardaroba, un sistema di trasmogrificazione dei vestiti, provare nuove armi ed equipaggiamento, affrontare nuovi incarichi e scoprire una serie di sorprese prese direttamente dall'anime. L'update 1.6 aggiunge anche l'avanzamento multipiattaforma. I salvataggi più recenti saranno caricati automaticamente su cloud, in modo tale da poter riprendere facilmente la propria partita anche su altre piattaforme. Ci sono poi una marea di modifiche legate al bilanciamento, alla grafica e all'interfaccia, che potete trovare nella patch note completa, vi lasciamo il link in descrizione. Qui vi segnaliamo invece una nuova modalità prestazioni per Xbox Series S, attivabile tramite impostazioni, video, modalità grafiche. Di norma si raggiungono 60 fps a 900p, con risoluzione dinamica tra 800 e 1080. Durante l'evento è arrivata anche una nota importante per i giocatori di Cyberpunk 2077. L'aggiornamento 1.6, infatti, sarà l'ultimo disponibile su PS4 e Xbox One. Questo significa che il supporto alle console old gen terminerà con questo aggiornamento. Una decisione che dovrebbe invece portare vantaggi a chi possiede le versioni PC, PS5 e Xbox Series X ed S, visto che CD Projekt ha in programma di rivedere completamente sia il sistema che gestisce la polizia, sia il combattimento tra veicoli. La notizia più attesa, però, è senza dubbio l'annuncio ufficiale dell'espansione Phantom Liberty con un teaser trailer. Il lancio del DLC è previsto nel corso del 2023 per PC, PS5, Xbox Series X e S e Google Stadia. Non vengono menzionate invece PS4 e Xbox One, che non riceveranno nemmeno il DLC. Nel filmato vediamo una Night City in fiamme e successivamente alcune sequenze di gameplay tra combattimenti e stealth. In sottofondo il protagonista V recita un giuramento di fedeltà ai nuovi Stati Uniti d'America. Giuro solennemente che servirò fedelmente i nuovi Stati Uniti d'America. A quanto pare il protagonista o la protagonista si pentirà amaramente di questa decisione, che viene descritta come una pessima idea. CD Projekt Red ha confermato che Keanu Reeves ritornerà a interpretare Johnny Silverhand nell'espansione, e chissà quale sarà il suo ruolo in questa nuova avventura. Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli su Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, con nuove informazioni che dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi. Cosa ne pensate di queste novità? Diteci la vostra nei commenti e non dimenticate di seguire multiplayer.it su sito, social e ovviamente qui su YouTube. Qui accanto alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie e alla prossima!